Eravamo in macchina nella Liberi dal servizio, liberi dal quindi. servizio, eravamo vicino alla passata di via Cartagirone, nella zona Ponte di Nona. Avevamo visto questa autovettura, una Golf di colore nero, con questi cittadini a bordo che stavano sospetti in quanto si avvicinavano alla banca sempre lì in via Cartagirone. Sostavano qualche minuto e poi riprendevano la loro corsa e andavano dietro dei palazzi, sempre dietro la posta in via Cartagirone. Ci facevamo un giro per vedere cosa dovevano fare queste persone e vedevamo che queste persone stavano parlando con una persona ultra-ottantenne che gli stava dando delle spiegazioni di dove andare. Solo che queste persone brandivano del denaro, precisamente questi dollari tutti da un dollaro, e tentando di chiedergli informazioni su dove fosse un cambio per cambiare questi soldi. Nel frattempo uno di loro scendeva dall'auto e stava appoggiando la mano sulla schiena di questa persona anziana. A questo punto decidevamo di intervenire, di identificare le persone occupanti della macchina, ma questi appena si sono accorti della nostra presenza di agenti di polizia, risalivano in macchina e nel contempo, per darsi la fuga, speronavano anche l'auto di nostra proprietà. E da qui nasceva un inseguimento durato parecchi minuti e molto pericoloso in quanto la zona era molto trafficata, via Collatina, via Prenestina, nell'orario di punta, nell'ora di pranzo. Facevano diversi sorpassi contromano e noi cercavamo sempre di stargli dietro e dando sempre le comunicazioni in radio alla sala operativa, che inviava diversi equipaggi a rintracci questa vettura, che veniva poi fermata in via De Chirico senza essersi mai persa di vista. Vennero fermati gli occupanti, due cittadini stranieri con una donna e due bambini dietro l'autovettura. Colpivano persone anziane anche perché tramite questi dollari, tutti da un dollaro, e siccome queste persone anziane magari non sono molto avvezze alle truffe, gli facevano vedere questi soldi e poi li scambiavano con gli euro in possesso delle persone anziane. L'autovettura è risultata, c'era un inserimento fatto dai carabinieri di Villa Bonelli da controllare gli occupanti, in quanto praticamente gli occupanti di detta autovettura si erano resi responsabili a luglio di un furto con strappo di una collanina a danno di una persona. Abbiamo ritenuto possibile che gli stessi potessero essere gli autori del furto con strappo. Sono seriali, infatti poi abbiamo invitato la persona qui sul posto e abbiamo fatto un verbale di individuazione fotografica e lo stesso ha riconosciuto le persone da noi fermate come quelle che gli avevano strappato la collanina e perpetravano rapini, furti, quello che sia di volta in volta cambiava e poi si davano alla fuga.